come espressione che serve a precisare un'altra descrizione, ovvero sia non ad altezza d'uomo, che significa 1,70 m, diciamo così, un'altezza media che trova su altezza, bensì una posizione leggermente rialzata, il che, se comprendo il significato del verbale, significa un po' più alto di 1,70 m. Probabilmente, ecco, io ho avuto, ecco, l'impressione che venisse, ecco, ho indicato appunto con la finestra dell'aula, quindi probabilmente ho sbagliato a utilizzare il termine leggermente, perché leggermente rialzata, ecco, effettivamente è un'altezza un po' più alta rispetto a quanto sono alta io, però comunque io ho indicato quest'aula che si trova al primo piano. Senta, lei insieme alla sua compagna di studio, a che anno accademico si trovava? A quel 9 maggio ero iscritta al terzo anno, da maggio, quindi ero appena al terzo anno. Lei o la sua amica? Tutte e due, no? Scusi. No, prego, avevate sostenuto l'esame di filosofia del diritto? Sì. Mi può dire in che anno avevate sostenuto questo esame? Per me è stato il mio primo esame, quindi l'ho sostenuto a maggio del primo anno, quindi maggio del 95. Mi ricordo che Marta invece l'aveva sostenuto il mese dopo, a giugno del 95. Lei o la sua amica Marta, che lei sappia, conoscevano Giovanni Scaltone, Salvatore Ferraro? Io no, io no, penso neanche Marta. Mi sa dire con quale cattedra è stato sostenuto l'esame da parte di Marta Russo? Sì, professor De Santis. Anche lei ha fatto... Anch'io, sì. Ha frequentato dei seminari? Io sì, ho seguito un seminario, sì. Mi può dire questo seminario da chi era coltivato? Dunque, io mi ricordo tre assistenti. Il dottor Dal Brollo, che aveva, mi ricordo, uno spiccato accento fiorentino. Poi mi ricordo il dottor Mancini e mi ricordo un altro dottore, il dottor Righi, che però non mi ricordo, ecco, associo questo nome al seminario, però non mi ricordo fisicamente questa persona. Sempre del professor... Seminario indetto, organizzato dalla cattedra... Del professor De Santis. Senta, lei ha mai pensato, ritenuto di poter essere l'obiettivo di un attentato alla sua vita? No, 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 non è ammesso, si chiede proprio una valutazione che prescinde dal riferimento ai fatti qui. Presidente, non è ammesso la domanda. Se mi permesso, articolo 194, se mi è permesso, Presidente, chiarire, la mia domanda non era riferibile ad una congettura successiva. Siccome ha deposto sul punto di una sensazione che ha avuto nella immediatezza del fatto ed è a verbale, io solo questo volevo sapere. Sì, ma l'errore commesso in sede di indagine preliminare non giustifica la reiterazione dell'errore commesso dalla Corte. Ritiene per caso che qualcuno potesse avere motivo di attentare alla sua vita? Questa domanda è ammessa. Assolutamente no. Ha motivo di ritenere che qualcuno volesse attentare alla vita di Marta Russo? Lo escludo. Io... Lei ha interesse. La domanda va ammessa in questi termini. Le risulta che Marta Russo avesse delle persone a lei ostili? Assolutamente no. Marta aveva un carattere troppo dolce e buono. Io l'ho conosciuta solo per 3 anni, però penso di aver conosciuto il carattere. Ovviamente non posso dire di sapere tutto della sua vita, però comunque ho conosciuto il carattere. E proprio perché ho conosciuto il carattere escludo che lei possa aver avuto un motivo di discordia nei confronti di una persona. Comunque escludo che lei possa aver avuto un motivo di problemi di tutti i generi con qualche persona. Lei sa se c'era qualche persona che per motivi ovviamente del tutto indipendenti dalla sua volontà e dal suo carattere, dalla sua storia personale, dalla sua personalità, potessero avere motivo di perseguitarla e se in passato l'avessero perseguitata? No, non mi risulta assolutamente nulla in queste cose e lo escludo. Penso, per quanto è mia conoscenza, io escludo questo.
lei non ha avuto mai interessi diretti in politica? Assolutamente no. Che lei sappia, che a lei risulti, Marta Russo aveva interessi politici? Guardi, mi ricordo qualche mese prima soltanto una volta che avevamo parlato, insomma, di politica, se così si può dire, in quanto dentro la città universitaria c'erano alcune persone che distribuivano dei volantini e mi ricordo che in quell'occasione io e lei lei mi aveva detto che assolutamente non si interessava di politica, infatti non era a conoscenza di situazioni politiche con precisione, insomma quelle attuali precisamente. Senta, e così signorina, lei nel descrivere lo scenario dei luoghi nell'immediatezza del fatto... Scusi, non ho capito. Nel descrivere lo scenario dei luoghi immediatamente dopo i fatti, con riferimento alle persone presenti, mi pare che abbia detto che era presente una persona con una tuta blu, se ho ben capito. Sì. Una persona che mi pare lei dica, se lo ha saputo, che faceva parte di qualche... Mi hanno detto che era un... Dopo, successivamente, ho capito... Cioè, mi hanno detto che era un addetto alle pulizie. Aveva una tuta blu da lavoro. Mi è rimasta impressa la tuta, che non era una tuta nuova, nel senso era un blu consunto. Come? Consumato, insomma. Senta, è questa la persona dietro la quale lei ha cercato di nascondersi? Sì. Senta, avvocato, ma che ci siamo? Forse è meglio che l'artista vi fornisca qualche altro elemento su questo personaggio, a meno che non sia stato già identificato. È stato identificato? Sì. Ah, va bene, allora rifiro la domanda. No, sull'identificazione non ci sono motivi di ulteriore indagine. Mi premeva invece sapere, nella memoria della signorina, che posizione aveva questa persona sulla strada. Quando io mi sono... Nel momento in cui lei si è accorta della sua presenza, lui mi ricordo che questa persona si trovava di fronte a una porticina che si trova sul... palazzo dove si trovano le aule di giurisprudenza, quindi era sulla mia destra. Un po' più avanti. Era più avanti. E ora non mi ricordo se era davanti a questa porta, non so se era appena uscito dalla porta o comunque stava entrando nella porta. E quando l'ho visto, questa persona era girata verso di me, in sostanza, guardava verso il tunnel, insomma. Senta, questa persona era coperta da qualche autovettura o da qualche ostacolo rispetto alla facciata dell'edificio di sinistra, che cioè, si trovava alla sua sinistra, sì. Cioè rispetto parallelamente a lui? Sì. Ora io non mi ricordo se... Mi ricordo che c'erano delle macchine parcheggiate a spina, appunto, però adesso non mi ricordo se al suo fianco, di questa persona... C'era una macchina, io questo non lo so. Non lo ricordo. Senta, oltre a questa persona, lei ha detto di aver visto due signori, uno dei quali aveva praticato la respirazione. Erano due medici, immagino. Io sì, poi mi hanno detto che erano due medici. Cioè... Erano due in borghese. Guardi, io non lo so se avevano un camice bianco. Quei momenti erano momenti un po'... E poi ha fatto riferimento ad un ragazzo vestito di scuro con un cellulare. Con un cellulare che io di questo ragazzo mi ricordo solo che era vestito di scuro, era un po' più alto di me. E aveva un telefonino tipo Motorola, quelli che si aprono. Poi ha descritto una signora... Ormai che ci siamo, avvocato, per non perdere tempo dopo, ma questo giovane lo ha rivisto oggi? Oggi sì, era sempre... Vabbè, io è la prima volta oggi che lo vedo. Andrea Titta, sì. Così non perdiamo tempo. No. Lo avevamo dato per scontato, perché l'identificazione... Ma niente è scontato in questo processo e per queste cose. Ha visto poi una signora che le ha fatto quel discorso sulla possibile causa della caduta di Marta. Ora, nel senso, lei mi aveva chiesto, si riferisce alla signora Ozzai? No, mi riferisco a quella persona... che le avrebbe detto forse è stato un attacco di epilessia. Mi ricordo una signora di una certa età, adesso mi ricordo l'altezza, che era più bassa rispetto a me, ora il viso non me lo ricordo.
Ecco, queste sono tutte le persone che lei ha individuato in particolare perché ricordava dei comportamenti specifici. Sì. Poi ha detto di aver visto diverse altre persone. In qualche modo io le sto, no, in qualche modo, le sto contestando il contenuto dell'interrogatorio dell'11 luglio, nel quale dice che aveva visto diverse persone, in particolare donne, ma non aveva un ricordo preciso di quei momenti, il che è vero perché nei verbali precedenti lei di altre persone non ha fatto cenno alcuno. Sì, cioè io mi ricordo che in quel periodo, cioè in quel momento c'erano, non so dire quante persone, prevalentemente donne. Ecco, la domanda per essere più chiaro, perché altrimenti non si capisce. Lei l'11 luglio ed oggi stesso poi ricorda tutta una serie di particolari molto precisi, molto specifici, di un colloquio avuto con una signora che avevano un contenuto. Esatto, sì. Ecco, io... perché in quell'interrogatorio dice ma io di quei momenti non ho nessun ricordo preciso e perché in passato non ha mai fatto riferimento a questo ricordo? Quindi erano momenti ovviamente in cui io non ero agitata. Comunque a luglio, quando poi eravamo in questura, ero in una stanza e è entrata la signora Ozai. E appena è entrata la signora Ozai io ho detto io questa signora l'ho già vista. E poi hanno cominciato ecco, a parlare, a dire le determinate cose e io in quel momento ho ricordato che effettivamente quelle cose me le aveva dette. Io fino allora l'avevo non cancellata la memoria, ma comunque in quel momento e comunque nei giorni dopo io questa signora non lo so, non mi aveva colpito, non mi aveva lasciato nessuna... Comunque poi quando l'ho vista io effettivamente l'ho riconosciuto, poi anche grazie alle cose che diceva ho comunque ricostruito quel momento, effettivamente in quel momento la signora Ozai era lì e mi ha detto quelle cose che... Mi può dire in quel momento lei ricorda che sono intervenuti agenti di polizia? Gli agenti di polizia sono intervenuti... Prima o dopo che arrivasse l'autoambulanza? Dopo, mi sembra dopo l'autoambulanza. Cioè comunque, dopo che l'autoambulanza è andata via o comunque nel momento in cui l'autoambulanza c'è, no, nel momento in cui l'autoambulanza c'era, insomma. Quando arrivò la polizia il corpo stava ancora disteso per terra? Non mi ricordo. Può eventualmente leggere la parte in contestazione. Chiedo scusa Presidente, l'unica cosa che volevo capire, quando si parla di polizia, se si parla di polizia in divisa o di polizia che eventualmente... In divisa non c'era nessuno, ecco, erano quasi tutti in borghese. Ecco, mi sa dire allora in virtù di quale particolare lei ha dedotto che si trattava di agenti di polizia, scambiato delle battute con loro? Senta, io mi ricordo una signora e un signore, c'erano giovani anche. Mi ricordo in particolar modo questo ragazzo, questo signore, insomma, che mi ha preso da parte, insomma, e mi ha fatto vedere un tesserino. Io questo tesserino non mi sono messa a vedere bene le generalità di queste persone, comunque, effettivamente era un tesserino della polizia, insomma. E, questo signore... Lei oggi non è in grado di individuare per nome... nessuno di questi agenti di polizia? Assolutamente no, perché non si sono presentati. Né ha avuto modo di vederli in seguito. Senta, la signora mi sembra di averla rivista poi al commissariato dell'università. Penso che sia stata la stessa signora che è stata con me tutto quel giorno. Io sono stata fino alle 7 lì in commissariato dell'università. E penso che sia stata la stessa persona che mentre in quel giorno è stata quasi tutto il tempo con me, mi ha fatto compagnia, insomma. Ma non era della polizia questa signora? Ora io non so di polizia, era comunque che faceva parte del commissariato dell'università, stava lì, poi lì in commissariato mi ricordo il dottor D'Angelo perché poi dopo ho avuto modo di rivederlo, e poi c'erano anche diverse persone, ragazzi gli agenti
Vestiti con abiti borghesi? Un borghese, sì, sì. L'ultima delle persone alle quali lei ha fatto riferimento è una ragazza bionda che le avrebbe riferito di aver udito anche lei un rumore particolare. Lo ha detto prima rispondendo alle domande del pubblico ministero. Che lei aveva associato quel colpo ad una lattina che era andata sotto le ruote di una macchina. Sotto sì. Le ruote di una macchina. E da dove proveniva questa ragazza? Senta, io... Se glielo ha detto, ovviamente. Senta, io vagamente mi ricordo in quel momento, però non posso essere sicura perché forse, non lo so, mi sbaglio. Comunque mi ricordo che lei in quel momento mi aveva detto che si trovava di fronte alla facoltà di statistica. Quindi non si trovava sul viale, su quel vialetto, ma era quindi davanti all'ingresso di statistica. Io poi questa ragazza che... Quindi quando aveva sentito questo rumore si trovava dietro l'angolo? Dietro l'angolo, però non sono sicura, io mi ricordo vagamente che lei o comunque qualcun altro mi aveva detto questo, probabilmente lei, però poi dopo in questi mesi ho avuto l'occasione di conoscerla in quanto è iscritta anche lei a giurisprudenza e invece mi sembra che lei parlando mi ha detto che invece si trovava sulle scale di emergenza, sulle scale esterne, quelle che si trovano davanti alle aule di giurisprudenza. Con le scale dell'entrata della facoltà di no, le scale, sempre in quel vialetto, c'è una scala esterna che porta direttamente alle aule di giurisprudenza, solamente il marciapiede. E mi sembra che lei mi abbia detto che si trovava lì sulla scala, sulle scale. E mi aveva anche detto che c'erano diverse persone sulle scale. È stata identificata questa testimone, avvocato? Non sono in grado di rispondere. Come si chiama? Io, Cristina si chiama. Io di nome so questo, poi il cognome non lo so. Lei mi ha detto che era stata interrogata in quel giorno al commissariato, in quanto questa ragazza, quando a me mi hanno portato in commissariato, mi è venuta dietro. E in quanto mi ha detto io non mi conoscevo, io non conoscevo lei, però mi ha detto ti ho visto agitato, voglio sapere come stai, e mi aveva anche lasciato il numero del suo telefonino. Se poi ce l'hai il numero no, del telefonino? Non ce l'ho. Comunque uno sforzo chiedo alla Procura della Repubblica di controllare tutti i verbali che abbiamo fatti tanti per il dibattimento e di vedere se c'è una testimone di nome Cristina. Sicuramente ci sarà, Presidente, è stata sentita nei verbali. Ma si chiama, si sa chi, com'è il cognome? Dal verbale, Presidente, non risultava che si chiamasse Cristina, cioè, perché veniva solo indicata come una ragazza bionda. Questa ricerca la potete fare per la prossima udienza, avremo risultati. Il giorno sì, perché lei era venuta in commissariato quando la tumulanza è andata via, mi è venuta dietro perché mi aveva detto, infatti sono venuta perché infatti mi ricordo che in quel momento c'era il dottor D'Angelo e quando, ancora non l'ha chiamato all'ospedale per sapere se effettivamente era un colpo di pistola oppure no. E lui mi ha detto dimmi tutto quello che è successo questa mattina e io dicevo, poi dopo ho detto questo è un colpo di pistola, è stato colpito. E questa ragazza mi ricordo che diceva no, non è vero, rivolgendosi al dottor D'Angelo. Quello era appunto una lattina. Poi quando il dottor D'Angelo ha chiamato all'ospedale e il medico gli ha detto che effettivamente era un colpo di pistola, mi ricordo che lei ha insistito, ha fatto, ma quello io non ho sentito. Non mi ricordo, cioè non lo associo a un colpo di pistola. Grazie, non ho altre domande, Presidente. Sì. Abbiamo esaurito, difesa Scattone ha esaurito, difesa Ferrari. Signorina, lei ha detto di essere alta 1,72 m, no? Sì. Ora era perciò più alta della povera Marta Russo? Sì, ero qualche centimetro più alto, sì. Qualche centimetro o più di qualche centimetro? In più, io penso che lei era alta 1,68, così. Sì. Non so di preciso, comunque. Sì, 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 sì. Signorina, lei dice che la Marta Russo è stata colpita mentre parlava con lei. Esatto, sì. Mentre parlava lei, sì. Mentre parlava con lei. Perciò non c'è stata una... non è stata colpita in una... stasi del vostro colloquio proprio mentre discutevo, mentre lei parlava. Io Presidente, questa domanda è stata già fatta, però io sì,
Ma io intendo che... Veda, ha già dato una risposta. Con ma siccome la coerenza... Abbiamo perso 10 secondi. Sì, abbiamo perso 10 secondi. Perché... Presidente, ma io vorrei insistere su un punto. Siccome sì. La coerenza nell'esame si desume anche dalla costanza nelle dichiarazioni, vorrei che la testa ribadisse questo. E ha ribadito, ha ribadito. Però, no, l'interruzione non, mi pare che non sia... No, l'opposizione è ammessa però, no? Ah sì, è ammessa, ma... Sì, allora, che sia ammessa nessuno, ma che sia fondata. Tu ne sono ammessi sia le posizioni del pubblico ministero sia quelle allora, prima di fare l'opposizione. Altrimenti guai, se supera, non fosse così. La prossima volta, prima di fare l'opposizione, chiederò all'avvocato se supera, è fondata. Superato l'equivoco. Signorina, lei sa dirci quali armi usava, o ancora usa, Papa suo per gli spari nella notte di Natale? Guardi, cioè lui ha usato sempre una pistola, perché io ho sempre visto quella, vecchia, fin da quando ero piccola, fino adesso ce l'ha ancora, sì. Ovviamente non la usa più. Sì. Vorrei sapere... È una cosa sporadica, insomma. Sì, sì. Vorrei sapere, è una pistola giocattolo? Io? No, quella usata da Papa suo. No, è una pistola vera. Ecco. Signora, allora, se lei mi potesse dare maggiore specificazione su un dato... Lei dice, rispondendo alle domande nelle sommarie informazioni del 9 maggio, ho sentito un colpo simile a quello provocato dalle armi giocattolo. L'ha già detto questo fatto? Ha parlato di pistola. Sì, sì, armi giocattolo, pistola giocattolo. Sì. No, pistola giocattolo, comunque quelle pistole che a volte mi è capitato di fronte ai bambini che avevano delle pistole giocattolo, mi sembra il rumore, no. Io l'ho associato a quello. Presidente, il senso... Le pistole con lo scoppio, che fanno un botto. Sì, quelle pistole... Con le capsule speciali, piccoline. Sì, sì. Avrà sparato anche lei quando era bambina. Probabilmente, adesso non mi ricordo, però... Comunque, Presidente, vorrei... Il senso della mia domanda è troppo ovvio. Ha avuto la sensazione di uno sparo da armi giocattolo che era diverso dagli spari delle armi usate da Papa suo nelle notti di Natale. Questo è il senso della mia domanda. Cioè, il colpo, io a livello inconscio, nel senso io, mio padre si sparava quando era piccolo, fino a quando avevo 16 anni, così. Io però non mi ricordo ora che... Se dovessi descrivere il colpo della pistola di mio padre, io non sarei in grado di farlo. Sì. Quindi ho fatto riferimento a questo, che dico forse a livello inconscio ho associato il colpo a una pistola, insomma. No, vorrei sapere se lei ribadisce questa sensazione che ho avuto allora, è un ricordo. Ho sentito un colpo simile a quello provocato dalle armi giocattolo. Questo sì, io quel colpo. Presidente, io mi oppongo. L'ha già detto una cosa simile. Volta, come? L'ha già detto una cosa simile la testa. E allora la contesto, Presidente. Allora vale come oggetto di contestazione. Ma non poteva contestarla perché l'aveva già detto prima. Davanti a noi ha riferito proprio questo, quindi lei non può contestare una cosa che la testa ha riferito non esistere o non aver mai detto. L'ha già detta la testa, davanti a noi. Presidente, io sinceramente non lo sento. Sono sincero, mi creda, abbia fiducia nel Presidente. No, ci mancherebbe altro, Presidente. Ma su questa circostanza insiste, questo voglio dire, Presidente. Sì. Su questa circostanza insiste, signorina. Di aver associato quel colpo? Sì. All'arma giocata, questo. Nel senso che era... Io quel colpo l'ho descritto con un colpo che non era... forse era un po'... Io adesso non mi ricordo esattamente nel verbale, perché mi ricordo di aver descritto il suo colpo aperto, chiuso, profondo, però non mi ricordo i termini che ho usato allora. Comunque lei ha confermato la circostanza del verbale. Sì. Grazie. Presidente, per aiutare il ricordo della signorina Ricci, certo. Perché si comprende nei momenti drammatici, ma sul punto specifico, non è un suggerimento, proprio perché ha fatto riferimento alla mancanza di ricordo. Il colpo che ho sentito, il rumore che ho sentito ieri mattina era più aperto, nel senso che non era profondo o cupo. Io le chiedo questa conferma a questo punto. Io confermo quanto ho detto. Cioè che allora... Io adesso non, ovviamente... Era la descrizione che aveva fatto, ma non ricordava oggi esattamente il termine. Certo. E adesso invece gliel'ha ricordato lei. Io ho avuto per circa 2 mesi il colpo ben fisso in mente, ora a distanza di un anno non più. Comunque confermo quanto io ho detto nel verbale. Sì.
giusto per chiarire. Sì. Senti, una domanda, signorina. Lì, tra le persone che sono immediatamente accorse subito sul posto, c'era qualche suo amico? Amico? No, io mi ricordo una mia amica, Letizia, che è arrivata nel momento in cui Marta era per terra, qualche secondo prima che venisse la signora Olzai. Letizia Tocca, che io... Letizia? Tocca. Avevamo seguito insieme a Marta la lezione di diritto costituzionale. Tocca, sì. La mattina stessa. E io ho chiesto, ecco, a Letizia di rimanere con me, in quanto non conoscevo nessuno. Letizia Tocca è stata sentita nel corso delle indagini preliminari? No. Il presupposto di questa domanda è questa: lei ha mai detto in quelle circostanze a qualcuno o anche successivamente che un suo amico aveva chiamato col telefonino il 113? Un mio amico assolutamente no, come ho detto nei verbali, confermo adesso, ho detto un ragazzo vestito di scuro con un telefonino, sì, in mano. Io non ho mai detto che oggi è individuato. Come? Che oggi è individuato nella persona Andrea, il signor Andrea Ditta, sì. Lei in quei momenti, in quei frangenti, mi scusi se glielo ricordo, era tranquilla oppure era disperata? Ero agitata, perché io mi ero resa conto di quello che era successo, anche se nessuno mi dava retta, anche perché comunque Marta stava per terra, non si muoveva. Fino a qualche secondo prima stava bene, perché chiacchieravamo come tante altre volte, e camminava, e quindi non associavo quella caduta ad un malore. Una volta che lei si era rifugiata nelle braccia di quel addetto, sì, alle polizie, lei era piangente in quel momento? No. Gridava? No. Gridavo? Sì. Io adesso ho detto hanno sparato, io adesso non so dire se ho urlato o comunque l'ho detto a voce normale, questo non lo so. E ero comunque, una forma di agitazione ce l'avevo. Nel momento poi in cui ho visto Marta, ecco, con gli occhi sbarrati, l'agitazione è venuta ancora di più, perché avevo capito che Marta non stava bene, anche perché poi dopo i capelli suoi si sono sporcati di sangue, quindi ancora di più agitazione, anche se però nessuno mi dava retta, però sì, io comunque... Questo l'aveva già detto, va bene. Non ho altre domande, Presidente. Parte civile. Ma due domande brevissime, perché io ho il massimo rispetto per lo stato d'animo di questa teste particolare che si è vista cadere una carissima amica mentre stava parlando con la medesima. Mi consenta, signorina, sono avvocato Rossi da parte civile. Voi camminavate appagliate proprio vicino l'uno all'altro? Sì, cioè, proprio vicino, tutto appagliato. Vicino, sì. Probabilmente ci toccavamo anche con le braccia. Probabilmente ci toccavamo anche, il mio braccio sinistro toccava il suo. A contatto di braccio? Probabilmente sì, comunque ad una distanza minima, insomma un centimetro. Lei ha già detto che non ha notato la macchina che veniva verso di voi in senso opposto. Aveva notato prima per caso se c'era un giovane, che poi noi sappiamo essere il Ditta di questa mattina, che veniva verso di voi? Guardi, io in quel momento non so dire. No, ovviamente io parlo prima. Comunque dopo, io ho avuto comunque... Io comunque dietro di noi non c'era nessuno. Davanti c'era qualche persona, non so dire quanto, però comunque ad una distanza di almeno 4-5 metri, non so adesso di preciso quanto distante. Comunque... Dietro non c'è nessuno e davanti comunque sì, qualcuno c'è. Lei ha potuto notare, camminando a fianco della Marta Russo, dove guardasse la Marta Russo? No, in quel momento non sono in grado, qualche secondo prima sicuramente l'avrò guardata in viso, certo, ma in quel momento specifico no, non la stavo guardando. Non la stavo guardando. E da quanti passi, o meglio, quanti metri avevate percorso uscendo dal tunnel? Cioè, dove eravate arrivati? Diciamo come punto di riferimento la scala in ferro che sta... Guardi, noi eravamo oltre la scala. Sì. Ora, io poi sono ritornata in quel punto, però adesso non so quanti metri possono essere da scala a quel punto, saranno... Non lo so, preferisco... Non lo so, meglio l'avevate dire... L'avevate superata ad ogni modo. Sì, sì, eravamo superati. Ancora una domanda. Quando... è caduta la Marta, lei ha potuto percepire, vedere, perché lei dice più volte, anche oggi mi pare che l'abbia detto, che con la coda dell'occhio hanno dato i piedi, sì, per terra. Ecco, com'è caduta questa ragazza? Guardi, cioè, io mi ricordo,
Guardi, mi ricordo, ecco, in quel momento con la coda dell'occhio ho visto le gambe che erano in posizione non naturale, comunque già. Cioè non naturali che cosa vuol significare? Nel senso, io poi mi ricordo invece com'era la posizione quando sono ritornata, dopo aver afferrato quel signore, mi ricordo, ecco, la posizione di Marta, che era, aveva le gambe, erano, ovviamente lei era sdraiata con le gambe sotto, insomma, le gambe non erano distese, erano piegate e non era, io presumo che non sia caduta dritta, insomma, leggermente accasciandosi e piegandosi sul, col tunnel dietro, era accasciata sulla sinistra. Ecco, questa, lei però questo l'ha rilevato tornando indietro? Tornando e, dietro, sì. E prima che, chiunque altro la potesse muovere, evidentemente. Sì, sì, perché sì, i primi assolutamente, perché l'hanno mossa soltanto gli infermieri per portarla sulla tua ambulanza, perché prima, almeno comunque gli infermieri, io per quando c'erano gli infermieri mi ricordo che gli stavano facendo la respirazione, però preferivo non guardare, quindi non so se poi l'hanno spostato o no. Ho capito. Sì, dall'ultima domanda. Lei, in uno degli introduttori, tra l'altro gli è stato anche contestato dagli avvocati della difesa, parlo dell'introduttorio del 10 maggio, quando parla del rumore, dà l'indicazione della provenienza, lei ha aggiunto, ritengo, l'è stato già letto, ritengo che possa essere venuta da dietro di noi, ma più in alto della finestra del bagno, indicatemi dalla polizia in quanto c'è. Cioè, a quale bagno si riferisce? Al bagno che si trovava appena in linea, era il bagno di statistica, si trova al piano terra della palazzina dove al primo piano si trova l'istituto di filosofia e erano appena non in fondo perché ora non come... cioè prendiamo per scusi sì. Il senso opposto dal vostro senso di marcia dall'angolo verso il tunnel sì. Questo bagno intanto è sulla destra o sulla sinistra? Il tunnel dietro è sulla sinistra. Cioè di fronte, rispetto a voi era sulla era sinistra. Sulla sinistra. E rispetto a quest'angolo a che distanza? All'angolo rispetto alla, a questo... alla fine di questa strada? Sì. Alle spalle abbiamo il tunnel, sì. Finisce la stradina. Questo bagno a che altezza è più o meno? È il... non è l'ultima... non è l'ultima... nel palazzo, insomma, ci sono altre finestre dopo il bagno. Esatto. Ora il punto preciso, cioè, ora se io andassi in quella stradina ve lo indicherei il bagno. Ora. Comunque non era l'ultima finestra. No, non era l'ultima finestra. Ce n'erano altre oltre il bagno. Ci sono altre finestre. Voi sì. Avevate già raggiunto quell'altezza del bagno, parlo della strada, rispetto alla vostra sinistra, o stavate per raggiungerlo? Cioè, io bene o male eravamo lì a quell'altezza lì, qualche centimetro più, qualche centimetro, cioè qualche un po' più avanti, più indietro, comunque eravamo all'altezza del bagno. Ho capito. Non ho altre domande, grazie. Avvocato Petrucci, sempre parte civile. Una sola domanda. Dallo sparo che lei ha sentito al momento in cui Marta si è accasciata. Sì. Marta ha fatto un passo, ha fatto ulteriori movimenti o è caduta immediatamente in contemporanea con lo sparo? No, in contemporanea no. Io ho sentito questo colpo, sono passate frazioni di secondo. Io mi ricordo di non essermi fermata di botto, insomma, io ho continuato a fare un passo, due passi. Nel momento in cui io con l'occhio, con la coda dell'occhio ho visto le gambe di Marta ovviamente mi erano... non proprio a livello parallele a me, comunque erano a un centimetro leggermente dietro, insomma. Quindi vuoi aver fatto un passo? Io presumo che lei abbia fatto almeno un passo, due passi, adesso un passo, due passi. Grazie. Prego. Sensori, posso fare delle domande? Senta, signorina, lei ha riferito che immediatamente ebbe la sensazione che Marta fosse stata colpita da un'arma, da un colpo di arma da fuoco. E poi riferisce che il botto era simile a quello di un'arma giocattolo. Sì. Come collega il fatto arma da fuoco, ferimento, mortale, arma giocattolo?
Un chiarimento vorremmo sul punto. Nel senso, quel colpo che io ho sentito, come appunto avevo descritto, un colpo abbastanza aperto, non cupo, profondo, quel rumore, quella sensazione di quel rumore, io l'ho paragonato ad alcune pistole giocattolo che io ho sentito, lo stesso tono di quel rumore. Sì, ma la pistola giocattolo non ferisce, non lede. Invece in questo caso... No, ma io associo soltanto la pistola giocattolo, cioè al rumore che provoca la pistola giocattolo, quello stesso rumore, insomma. Però comunque quel colpo, per me era un colpo d'arma da fuoco, quindi Marta era stata colpita. E ha notato, ha avuto modo di notare qualche movimento sulle finestre? No. Se le finestre erano aperte, se erano chiuse, se c'era qualcuno di dietro. Dietro sulla stradina? No, io... dietro alle finestre, oppure alle finestre. No, io non ho guardato. Prima che succedesse la mia attenzione non era rivolta a nulla. Stavamo parlando di questa dopo, cosa. Dopo, quando sentivo, dopo neanche, io ho pensato a scappare, poi quando è ritornato ho pensato a Marta, non ho pensato al colpo, poi ho cominciato a descrivere quel colpo quando poi mi sono state chieste in commissariato. L'uomo che indossava la tuta aveva in mano qualcosa? Mi sembra che aveva la mano sulla maniglia della porta, comunque penso di no. Io poi dopo sono venuta a sapere sul giornale, non so, che aveva una bicicletta in mano, però mi sembra di no. Va bene, abbiamo finito per oggi. Chiedo scusa, siccome ci sono state delle domande a cui la testa non ha potuto rispondere, volevo proseguire sul cui domande fatte dalla difesa. Senta, in occasione di discorsi che avete fatto con Marta, è esatta questa considerazione, il fatto che eravate di opposte idee politiche? Sì. Ecco, può dire in che senso? Beh, prima di tutto premetto... Di che parte era Marta, Russo? Innanzitutto io premetto che né io né Marta... Sì, sì, questo è chiaro, niente. No, è per sapere se Marta appunto... Marta era... Tutti noi abbiamo un'idea politica, ecco, per sapere se erano convergenti o divergenti. No, divergevano completamente. Ecco, Marta se sinistra... nella parte in cui riguarda Marta, in che orientamento politico era? Era verso sinistra. Verso sinistra, la ringrazio. Senta, quando Marta è caduta, nel momento in cui si è accorta che Marta era caduta, quindi nel momento in cui ha focalizzato che era stata colpita, quindi ha capito che era stata colpita da un colpo d'arma da fuoco, lei è scappata subito oppure si è prima guardata in giro per vedere da che parte? Sono scappata subito. È scappata subito. E un'ultima conferma. E quando lei parla di finestra 4 come finestra limite, sì, si parla andando da lei verso la finestra 4, quindi passando per l'aula 6 o dall'altra parte? Cioè, la finestra era l'ultima finestra a destra dell'aula 4. Guardando il tunnel. Guardando il tunnel, ecco, esatto. Quindi sta dicendo che la finestra 4 è l'ultima finestra a destra, però rivolti con la faccia verso il tunnel, quindi in posizione opposta a quella in cui vi trovavate. Opposta, cioè sì, perché noi stavamo andando in avanti, il tunnel sta dietro. Guardando adesso... il tunnel c'è l'aula 4 davanti, 4 finestre, io ho indicato l'aula, la finestra, l'ultima a destra. Quindi che fa angolo con l'edificio dove poi è la stanza numero 6. Esatto. E io, per me, il colpo è venuto da quella finestra verso destra, non... Quindi verso destra, verso l'aula numero 6. Esatto, Presidente, sì. Chiedo scusa, non certo, no, chiedo scusa, perché c'è una indicazione errata. L'angolo, l'aula 6 non fa angolo con l'aula a cui... No, l'ha detto il comune esterno, Fa angolo con l'edificio dove è compresa anche la con l'edificio. L'edificio di filosofia. All'edificio dove si trova la filosofia del diritto, tra l'aula 6 e l'aula 4. Aspetta, però a questo punto ci deve precisare, sì. Ma lei sa a cosa corrisponde l'aula 6? L'aula 6 è una sala assistenti. Assistenti di che cosa? Filosofia del diritto. Lo sapeva da prima o lo sa adesso? Guarda, io quell'aula non ci sono mai entrata.
però comunque in quel corridoio qualche volta ci sono andata, quindi vedevo la targhetta aula 6 sala assistenza. E in grado quindi dalla strada di individuare l'aula 6? No. No. Cioè nel senso, poi dopo sono venuta a sapere quale, anche perché l'aula 4 io non è... quando io ho indicato quell'aula, io ho indicato l'aula, non è che ho specificato quella è l'aula 4. Dopo mi ricordo eravamo all'università, quando abbiamo fatto questo, siamo avanzati sul posto, siamo entrati nell'aula 4, c'era anche il dottor La Speranza, il dottor Ormanni, e qui sono entrati, io in quell'aula ci sono andata diverse volte, anche per studiare, però non associavo quell'aula all'aula 4. Dopo comunque ho saputo essere l'aula 4, che si chiama aula 4. Vabbè. Ultima domanda, Presidente. Signorina, lei conferma una cosa che ha già detto prima, che passavate, lei e Marta, passavate lungo quella strada assolutamente per caso? Sì, assolutamente per caso. Cioè. Grazie. Non ci sono altre domande, Presidente. Signori, deve fare qualche domanda. Prego. Ricorda con esattezza e sarebbe in grado di indicarcelo ancora oggi qual è il... telefono pubblico dal quale fece quella telefonata prima di incontrare Marco Russo? Sì, sì. Ci sa indicare anche il numero di telefono al quale lei chiamò? Sì, sì. Ci può dire qual è? È il numero del mio ragazzo, sì. Comunque... Lo può riferire? Guardi, ha cambiato il telefonino, quindi... No, no, è il numero che fece all'epoca. Senta, io adesso in questo momento non me lo ricordo, comunque posso saperlo... È in grado di ricostruire sì, questo? Sì, ricostruire il numero. Grazie, nessun altro. È necessario individuare il telefono dal quale ha telefonato la signorina? No, ha già indicato che si tratta dei telefoni... Scienze politiche. Perché vogliamo mettere in pubblico il numero telefonico? No, no, va bene. Mi sembra che stiamo licenziando la testa, avvocato. Voglio dire, per evitare poi di trovarci tra tre mesi una richiesta in un momento in cui è difficile andarla a ritrovare. Vi è un interesse a sapere l'ora esatta in cui la testa ha fatto questa telefonata? Perché se è così possiamo chiedere immediatamente i tabulati sulla base... Ma già la testa ha risposto sull'orario, verbali, quindi nei verbali stessi ha risposto chiedo sull'orario. Scusa, per cui... Chiedo scusa, quando si chiede, sì. Lei è in grado di individuare il telefono? Sì. Lei è in grado di dare il numero? Sì. Lei è in grado... Allora, il passo logico successivo dovrebbe essere vogliamo sapere esattamente a che ora è avvenuta questa telefonata. C'è un interesse rilevante a saperlo? Signor consigliere, la individuazione del luogo dal quale venne fatta la telefonata è interessante per la difesa solo per stabilire che distanza correva da quel telefono al luogo del delitto. E il telefono chiamato perché è stato scusi, il telefono chiamato del fidanzato l'utenza, della signorina a cosa chiamato cosa c'entra? Perché il dato resti a conoscenza di tutti, in modo che poi eventualmente se dovessimo ulteriormente approfondire queste indagini, allo Stato noi non formuliamo nessuna richiesta. Potrebbe la richiesta era quella di poter individuare il luogo esatto dove si trovava il telefono. Senti, io scusa, se potesse la domanda sulla distanza tra questo apparecchio telefonico e il punto, se la ricorda chiaramente. È in grado di riferire la distanza fra questi apparecchi telefonici e il punto dove avvenne? Guardi, i telefoni saranno 2, 4, 6, 8, 10. Mi sembra sono o 12 o 14 telefoni pubblici, si trovano di fronte alla facoltà di scienze politiche. Questi telefoni si trovano prima del tunnel, nel senso, quindi andando verso il tunnel, qui ci sono i telefoni, poi si va avanti, si passa sotto al tunnel, poi si gira e questa è la stradina dove poi noi... Quindi 40-50 metri? Sì, io adesso di preciso quanti metri possono essere non lo so dire, comunque in 10 secondi ci si passa. 10 secondi? Sì, certo, è chiaro, va bene. Ora si camminava non veloce ma neanche lentissimo, cioè normale, io adesso non so va bene. Dire... D'accordo. Va bene signora, grazie tanto. Grazie a voi, buonasera. Si rinvia all'udienza del 25 maggio 98 ore 9. In quell'udienza alle ore 10.30 compariranno i periti per gli incarichi peritali. Sentiremo le parti in ordine all'eventuale formulazione dei quesiti da parte vostra o comunque in relazione ai rilievi. Silenzio per favore, che potete fare e utili ai fini degli accertamenti peritali. E sentiremo alcuni testimoni che saranno indicati
come cortesemente ha già fatto il pubblico ministero, ai difensori e alla Corte stessa. Certamente. Va bene? Quanti testi, Presidente? Giro la richiesta al pubblico ministero. Il pubblico ministero ancora non ha deciso quanti testi. Ma diciamo da 5 a 10. Da 5 a 25. L'udienza è tolta. No, no, alle 9, poi alle 10.30. Alle ore 9, alle 10.30 per i verifichi, intanto inizieremo a sentire i testimoni. Nobody knows.